Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa serie di Undertale, quella diciamo Jock. Strana questa copertina, me la ricordavo quando si rientra. Comunque Z-Enter, Name the Fallen Human. Io la chiamo Jock, però in realtà è diversa. Cioè, nel senso, non vedremo tutto il gioco, vedremo soltanto le parti che ho mancato un pochettino nel let's play, ed è fatto tutto ciò per ottenere un oggetto in particolare. Quindi iniziamo la run subito nominando Leone, stavolta il personaggio. In realtà potete nominarlo con i personaggi principali per ottenere diverse caratteristiche. Iniziamo subito la run, visto che è una run che io definisco joke, rompendo le palle a Flowey. Oh, salve, io sono Flowey, bla bla bla. Ok, sì, iniziamo così. Saltiamo subito il diarico, bla bla bla. Ecco qua. Exit. Perfetto. Questa è proprio una run in cui romperemo le palle ai personaggi. Perfetto, riapriamo il gioco. Ve la faccio vedere più davanti a voi. Questa è la mia idea di run. Se che intendo per run joke o run divertente. Sarà propriamente così. Io romperò le scatole ai personaggi. Quindi rinomino il personaggio. Addon. Fatto. Ah, rinominiamo di nuovo Leone e vediamo un pochettino se Flowey si è accorto che gli abbiamo rotto le scatole. In realtà sì, ci sono altri. Un altro dialogo dopo questo, se non erro, poi non dice altro. Howdy, io sono Flowey. Perché mi fa introdurre? È rude agire così. Agire come se tu non mi conoscessi. Qualcuno ti dovrebbe insegnare le maniere adeguate. Penso che qualcuno come me dovrebbe farlo. Ah, sì, pensi che qualcuno come te lo dovrebbe fare. Bene, Flowey. Sì, proprio sciallissima. Ok, rinominiamo di nuovo il personaggio. Ma non lo prende la tastiera, no. Lo dovrebbero fare, secondo me. Cioè, 3 anni di sviluppo, però ancora non prendere la tastiera mi rompe le scatole, perché almeno ci metto di meno che nominare così a mano ogni volta il personaggio. È perfetto, è una run pacifica perché ciò che posso ottenere, che mi serve come materiale, lo posso ottenere soltanto alla fine di una run pacifica. In realtà neutra, però poi vedremo. Ecco qua, vi ricordate questa frase? La dice Asriel, cioè, incredibile. Sì, la dice Asriel e non è meglio di non hai nient'altro di meglio da fare? No, Flowey, non ho niente di meglio da fare. Vedi quel cuore? Sì, lo sappiamo. No, beh. Scriviamo di nuovo perché così almeno si comprende un pochettino. Muovete attorno, sì, lo so, schivata. Perfetto, Flowey, siamo qui pronti per rompere le scatole. Sì, amico, non ti preoccupare, non proverò. Sì, vuoi prova ancora, non ti preoccupare, Flowey. Entrerò di certo nei tuoi friendly spellet. Ovvio. No, non entrerò. E questo è uno scherzo, sei tu senza cervello? No, assolutamente no, so che cosa sono quei cosi, perché sai com'è, ho resettato la True Pacifist. Sì, so esattamente cosa sta succedendo qui. Ecco perché questa frase. Sì, ti voglio vedere soffrire. Roba del genere, eccetera, eccetera. Muori. Se vedete qui non succede nulla. Infatti lui si chiede, ma che cavolo? È arrivato Toriel. Ricordate Toriel? Cioè, da tantissimo che non la vedevamo. Che terribile creatura, lo so, Toriel. È proprio una brutta persona, Flowey. Ed è anche tuo figlio, non ti vergogni. Cioè, è un brutto figlio, lo sai? Vergognati. Senza anima diventa una cattiva persona, dovresti essere triste per lui. Ah, sono delle rovine. Sì, saliamo qui, perfetto. E continuiamo ad andare avanti. Si potrebbe fare una run senza salvare, però non è questo il momento. Ci sono dei dialoghi speciali se lo fate, però. Boh, è strana, non la farei ora. Antiche fusioni, sì, ci hai già spiegato. Adesso mi ricordo. C'è. Oh, qui è vero, c'è il puzzle che. Vediamo se riesco. Ok, perfetto. Trigger un altro dialogo. Forse. No, non ce l'ho fatta. Peccato. Perché c'è un dialogo, se voi sbagliate molto velocemente qui, però purtroppo non ce l'ho fatta. Qua dice di premere per favore lo switch da Toriel. Non mi ricordo se l'abbiamo visto. Ah, qui vi faccio vedere un dialogo particolare del Doomy. Ok, ho detto, l'avrei saltati tutti i dialoghi come sto facendo, perché devo. L'obiettivo è arrivare verso la fine e farvi vedere cose particolari. Tu incontri il Doomy. Vi faccio vedere quello degli Shinigans o quello del Mercy? No, facciamo Spare. Ok, Doom's like it's. Ok, sembra come se sta per cadere. Se sta intorno sen senza mente. Sta intorno senza mente. Se senza. Sta intorno.
senza essere presente con la mente, ancora così, sembra che come stia per cadere. Ok, dovrebbe. Ok, Dammi è annoiato dei tuoi. Ah, dei tuoi tipo Space Shinigans. Non ho letto bene, comunque. E se ne va. Putti, putti, putti. No, la faccia di Tori è bellissima qui. Con alza sopracciglio. La prossima stanza aspetta. Povera Tori. C'è un altro puzzle in questa stanza. Mi chiedo se tu lo puoi risolvere. Bla bla bla. Sì, già lo so. Essendo una run pacifica, facciamo Flynn, tanto va bene. Andiamo qui avanti, adesso mi servono soldi. Dai, Toria, fammi andare avanti. Sì, tienimi per mano. Oh, quanto mi mancava questo gioco. Era da un po' che non lo giocavo. Sono felice che avete risposto in modo, come si può dire, positivo al rivederlo comunque giocato. Quindi mi rende, cioè, in un certo senso, felice. Comunque sembra un po' troppo pericolosi. Adesso per te va bene, tu hai fatto un buon lavoro. Arriva alla fine della stanza. Sì, lo so. Abbiamo già visto questa scena, giusto? Direi di andare avanti. Le parti più divertenti, secondo me, arriveranno di questa run. Vabbè, da Papyrus, quando insulteremo, e anche da Sans, che ci guarderà male quando diremo che in realtà il fratello è un perdente. E poi Undyne fa un attacco bellissimo quando voi evitate i suoi colpi e la faremo uscire di testa in questa run. Va bene, invece a Tori non c'è niente di che. Ah, posso far vedere quello che mi avete chiesto voi? Che mi ha chiesto Refred, giusto? Sì, Refred, a inizio run. Ah, qua ci dà il telefono, quella roba lì, lo sappiamo, non facciamo le stesse chiamate dell'ultima volta. Di essere buoni, sì, ok, mi ricordo quello che dici tu. Qua ci sono i Monster Candy, prendiamole tutte. Ok, ne hai preso una. Ne prendere una, prendi una caramella. Tu prendi più caramelle, come disgustoso. Prendere una, tu prendi un'altra caramella. Non ho letto. Prendi una, prendi una caramella. Tu hai preso troppo velocemente. Le caramelle cadono nel terreno. Ok, guarda cosa hai fatto. Perfetto, secondo punto salvataggio. Andiamo avanti. Abbiamo quindi 4 caramelle, statistiche, leone, weapon stick, armor bandage, perfetto. Non dovremo arrivare in teoria alla fine della run, però poi decideremo, cioè deciderò se continuarla alla fine della run proprio oppure no. Devo arrivare soltanto a un certo punto e vedere se quella storia è vera oppure no. Ah, Ring, ciao, qui è Toriel, diciamo Butterscotch, per far vedere solo che poco dopo ci chiamerà. Se notate, vi chiederà se non ci dispiacerà avere un Cinnamon, e quindi non cambia nulla alla fine. Andiamo qua avanti, un mostro chi è? Oh, Froggit. Complimentati con Froggit. Tanto serve soltanto complimentarsi per poter finire questa battaglia, quindi il resto è inutile. Spare, e andiamo avanti. Sì, ciao, non ho allergie, no, non ho allergie, Toriel. Come sei premurosa. Vediamo se riesco a farla ricordandomela. Ok, così, poi mi ricordo che devo andare un po' qua. No, oh. Ok, non riesco a ricordarmi la memoria purtroppo. Devo per forza guardarla almeno una volta. Ok, non devo prendere quell'angolo così lungo. E poi per il resto ci sono. Ah, un altro mostro, chi è? Ah, un Froggit e Wilson. Froggit, complimentati. Così posso speriarli tutti e due insieme. Un po' chiusa questa qui, cioè un po' difficilotta, però va bene. Chissà se uno che completa interamente. Ah, in realtà se qua cadete tante volte, c'è da dire. Se cadete tante volte qui c'è una cosa particolare. Nel senso che il puzzle si risolverà in automatico, non vi farà più cadere. Facciamo sempre complimenti a Froggit perché è un così bel ragazzone lui. Piccolo Froggittino, piccolo Froggittino. Ok, questo momento di run è molto uscita di testa perché più che altro io devo andare propriamente avanti. Non c'è niente di che ancora, niente di particolare ancora da farvi vedere, quindi andando avanti, devo fare così. Adesso quella roccia torna indietro, ve lo ricordate tutti? Quanto tempo è passato? Cioè, dico per voi, l'ultima volta che avete visto questa parte, quando è stata? Nella mia partita? Oppure per caso avete giocato ad Undertale di più di recente? Beh, ditemelo tranquillamente. Rimettiamo OBS così posso vedere quanto tempo ci metta. Napstab Look. Purtroppo devo completarlo nello stesso modo di prima, perché sennò lo dovrei per forza uccidere. Non è una cosa bella. Napstab Look Cheer, quindi perfetto. Bellina questa musica, se non erro. Questa musica è presente in altre battaglie. C'è Ghost Dance, no, non mi ricordo. Comunque è presente in altre battaglie, tra cui anche Spider Dance.
molte musiche di questo gioco sono remixate e utilizzate in altre parti. Bellino questo personaggio, pensate un pochettino se Asriel avesse avuto anche la sua anima, quanto sarebbe stato più potente. Non credo di tanto, però va bene. Sì, ok, si fai fuori dalla mia strada, bravo Nastablook, ti voglio bene, ma ora è il momento di andare fuori. Sì, no, non ho abbastanza soldi. Se adesso tengo altri soldi va bene. Qua, ok, abbiamo visto il tutto. C'è una. Ok, eccola qui. C'è una rana a forma di formica. Non a forma di formica, con la taglia di una formica nel muro. Nella rottura del muro, cioè nella crepa del muro. Tipo ti guarda, non ho capito bene, però va bene. Adesso dai su, appari il mostro, Milgosp e Mozmail. Mozmail, Spear. Ok, adesso lui dovrebbe farsi speriare anche lui perché è solo. E lui ha ottenuto abbastanza soldi per la Spider Donut. Perfetto. Allora, potrei farvi vedere, visto che che ci stiamo mettendo così poco, tipo la morte di Thorian in una neutral. E poi ricaricare il salvataggio e farvi vedere cosa dice Flowey dopo che uccidete Thorian e ricaricate il salvataggio, visto che ci sono. Sto saltando con i tanti dialoghi, l'avevi detto. Qua sopra c'è l'uscita, me la ricordo ancora. Perfetto. Allora andiamo qui sopra così e andiamo tranquillamente avanti. Ok, Spare, sì, fai il tuo balletto, danzi bene, bravo! Ok, Spare anche lui. Continuiamo, andiamo avanti e vediamo un pochettino come si mette. Qua non mi. Perché? Sta continuando. Ah, ok, non lo so, stava continuando a camminare. Spare, swing your bow, di tipo sta dicendo. Va bene, muovi il tuo corpo, bravo, bravo. Confido nella tua bravura. Ah, sì, qua ancora non c'è nulla da premere tra questi switch. Adesso c'è da premerne uno, che non mi ricordo qual è. Il blu, ok, che è quello sopra, l'unico coperto. Ah, Lux. Era Don Piccone o Piccone? Ok, Don Piccone, va bene. Ok, non mi ricordavo il suo attacco. È passato un po' di tempo, in fondo, 30 episodi che sono stati registrati in un lungo periodo di tempo, quindi come si può definire? Ne è passato di tempo, dall'ultima volta. Devo prendere quello rosso, ok. Ah, ancora mostri, Lux. Lux, Don Piccone, qualcuno l'ha capito? Sì, l'ho capito io perché, boh, me lo ricordo. Spear, perfetto. È uno switch, lo premo, andiamo avanti. L'inizio è un po' noioso, più che altro perché le kick arrivano dopo. Mi ricordo ancora che questo. Ancora Lux, ma dopo quante volte stai apparendo Lux? Cioè, ok che c'ho charm, carisma, però. Cioè, smettila di apparire. Ok, andiamo qua a destra. Prendiamo il toy knife perché devo farvi vedere quando uccido Toriel. In realtà ci sono due punti che posso far vedere. Quando uccido Toriel e quando si viene uccisi a Toriel, perché. Non è propriamente impossibile essere uccisi da Toriel. Però andiamo a controllare. Allora, prima di tutto, posso anche farvi vedere un paio di volte. Ah, questo succede quando arrivate completamente curati. A proposito, leggiamo. Come sei arrivato qua, mio bambino? Sei ferito? No, non ho graffio. Impressivo. Ma ancora. Io ti ho lavato. Ma comunque, io ti ho lasciato da solo per così tanto tempo. È stato irresponsabile sorprenderti come questo. Comunque, non posso nascondertelo ancora. Vieni, piccolino. Questo non l'ho letto. Ogni volta che questo vecchio albero crescono delle foglie, loro cadono giù. C'è da dire perché il narratore di questo gioco sappia così tante cose, lo spiegherò più avanti. Tu lo senti? Sorpresa, è una battesconcina Mompai, bla bla bla, questa la so già. Potremmo vedere una cosa particolare se io me la tengo. Quella cosa? Sì, potremmo di sicuro vederla. La mia stanza, andiamo a dormire. Questa è la parte molto frettolosa. Siamo già. Cioè, io ci ho messo 2 episodi. Adesso saltando in dialoghi 15 minuti. Vabbè, prendiamo la torta, usciamo qua fuori, non stiamo rileggendo nulla. No, devo prima rompere. Farci andare sotto. Ah, prima di tutto, facciamo così. E andiamo qua. Qua sotto. Ok? Dovrebbe venire Thorian ogni volta cambia dialogo. Fino a una decina di volte. Penso che tu dovresti giocare di sopra invece.
se noi ritorniamo sotto, proprio ignorando completamente quello che ci è stato appena detto, dice, è pericoloso giocare qui. Ok, continuiamo. È tipo freddo qui, tu potresti prendere un raffreddore. Aspetta, drafty, esattamente cosa significa? Visto che ci sono, sta durando estremamente poco. È pieno di spifferi, è pieno di spifferi qui, quindi tu potresti prendere un raffreddore. Grazie, Toriel. Andiamo avanti. È polveroso qui, potresti prenderti la tosse. Va bene. Praticamente la stiamo facendo impazzire, poverina. C'è nulla, non c'è nulla da vedere qui. In inglese non c'è la doppia negazione, in italiano sì, purtroppo. Non è purtroppo, è una nostra lingua che è fatta così. Vuoi leggere un libro? Ormai è inutile, non ci prova neanche ad avvertire dei eventuali pericoli. Vuoi leggere un libro? non mi piace il gioco che tu stai giocando. Non ti piace Undertale? È un bel gioco. Te lo consiglio, Toriel. Ci sei anche tu. Perché non vai a camminare tipo fuori? Ok, andiamo avanti. Tipo, gli sta facendo vedere tutti alla fine. Davvero ora. Si sta arrabbiando. La faccia è bellissima. Non ci sono altri dialoghi, giusto? Oppure, vediamo un pochettino. Forse ci sono altri dialoghi, non me lo ricordo. No, non ci sono altri dialoghi. Adesso ci guarda tipo stranita per dire: ma questo ragazzo che problemi ha? Gli darei ragione, gli darei ragione anch'io. Ok, andiamo qui. Di già sopra. Ok, va bene, sì, questa storia la conosciamo già. Ok. In teoria, se io faccio così, dovrei metterci di meno. Perché dovrebbe partire direttamente la parte dell'uscita delle rovine. Perfetto. Quindi lei tenterà di uscire. Nel frattempo l'ho anche superata, ma ok. Allora, torniamo qua fuori, salviamo. E uccidiamo prima Toriel. Uccidiamo prima Toriel, prima faccio vedere cosa succede se Toriel ci uccide. No, prima uccidiamo Toriel, sentiamo Flowey, torniamo indietro. Poi ci facciamo uccidere la Toriel. Dovete, però quando sta per morire rallentare di molto il video, ve lo dirò. Sì, lo so la storia. L'ho già fatto, non ti preoccupare di me, Toriel. Che questa è la morte che io ho vissuto anche la prima volta. E non ho ricaricato il salvataggio perché non credo che potevo salvarla. Lo fosse obbligatorio. Torre blocca la via, quindi. L'ho inserito il toy knife. No, ok, equipaggiamolo. Intanto lei non ci ucciderà. È veramente gentile. In realtà Asile fa questi attacchi all'inizio. Ok, quindi attacchiamo. Ricorda tanto il True Knife, si chiama così, della Genocide. Dovrei cominciare a schivarci adesso. Se non ci schiva mi preoccupo. Comunque attaccatela. No, non ci schiva, strano, credevo di sì. Ok, adesso dovrebbe cominciare a schivarci. Quindi mi posso fare tranquillamente il resto da qui in poi lo posso fare tranquillissimo, tranquillone. Proprio a me aveva distrutto questo evento. Notate che comunque più danno gli facciamo, più lei prende danno. Quindi funziona come Asgore in questo senso. Infatti adesso soltanto che lei muore diretta fra poco. E devo tradurla, non la vedo un bel po' questa parte questa parte dei suoi dialoghi, quindi sarà un po' difficilotto a tradurre. Nella prossima versione ci faremo uccidere, è possibile se siete molto veloci. Dovrebbe morire? No, forse un altro colpo. Ok, sì, è possibile, molto difficile, non so se ce la farò. Ok, muore, vedete, diretto. A un certo punto lei muore, proprio una brutta sorpresa. Tu sei più forte di quanto io pensavo. Ascoltami, piccolino. Se tu vuoi andare dietro questa porta, continua a camminare più lontano che puoi. Eventualmente tu raggiungerai un'uscita. Cioè, ci dà consigli. Tranne la Genocide cambia. Ci dà consigli dopo, mentre sta morendo. Che cosa triste. Asgore, non far prendere la tua anima da Asgore. Il suo piano non puoi dare successo al suo piano. Sii buono. Non vuoi. Mai.
Mio bambino. Ah, Dio, riviverla fa così male. E questo è quello che dimostra che lei è un boss monsters. La sua anima che esce fuori dal corpo e si distrugge perché noi non la assorbiamo. Stroma vero, con solo questa kill dovremmo arrivare a livello 4, cioè a Love 4, no, Love 5, ricordavo male. Andiamo qua avanti, chiacchieriamo un attimo con Flowey e ricarichiamo il salvataggio. Deve essere una pacifist. Potrei fargli vedere tutti i neutral, ma richiederebbero ore. Ore, ma tante ore di gioco, si parla almeno una cinquantina di ore di gioco, penso. Forse così veloce no. Spero che ti piaccia la tua scelta. Dopotutto, non è che tu puoi cambiare, tornare indietro e cambiare il fato. Ah, Flowey, io lo posso fare. Tu non più. In questo mondo è uccidere o essere uccisi. Questa vecchia strega pensava che lei poteva rompere le regole. Lei ha provato così difficile a salvare voi umani. Ma quando è venuta giù, tipo a questo, lei non poteva salvare lei stessa. Che idiota. Va bene, Flowey. Interessante sapere la tua idea. Quittiamo. Sì, questa è una run molto quit. Si rientra, si gioca, si fa molto di fila, eh. Sì, tempo fa. Continua. Ok, essendo lei morta, comunque usava taggio prima. Ci hai fatto i flori davanti. Adesso riaffronteremo tutto questo tragitto. Sì, buono. Ah, vi faccio vedere anche quello che succede quando incontrate Sans per un'altra volta. Sì, credo che dovrebbe succedere, se mi ricordo bene, se ricontate Sans per un'altra volta. Sì, ok, adesso ci facciamo uccidere, ci suicidiamo sui suoi proiettili, in poche parole. Ho bisogno però dello schermo intero per poterlo fare. Adatta lo schermo, no, dov'è? C'è un modo. Ah, modalità, anteprima schermo intero. Ok, però devo poi premere così e sono a posto. Allora, perfetto, adesso proviamo a parlare. Mandiamoci addosso, abbiamo tutti i proiettili. Dobbiamo suicidarsi addosso di lei perché fa una faccia che è carina. Toriel conosce il meglio per te. Povera Toriel. Ok. Ah, prendiamoci altro danno. 0-2. Allora, è possibile suicidarsi. È estremamente difficile, me lo ricordo. No. Dai, voglio morire, Toriel. È una brutta vita. Fammi morire. Dai, su. L'avevo visto che si poteva fare. Dai, su. Su, via. Arg. Vorrei essere più veloce. Mi sento lento. Dai, su. C'era quasi. Dai, su, Toriel. E dai. Lo so che lo vuoi fare. È oggettivamente possibile. So che è possibile, ho visto video su ciò svariati. Che non era un fake, perché l'avevo fatto anche io una run, mi sa, non lo so, non lo ricordo. Ricordo che era uno dei test che dovevo fare. Però mi ricordo di aver visto dei video in cui lo mostravano. Non so se è fake a sto punto oppure no, perché non ci riesco io. Però dovrebbe essere così difficile. No, forse la patch tra che qualcosa, perché oggettivamente parlando li ho visti pre-patch. Potrebbe aver pensato che tipo un bug. Non mi ricordo perché comunque aveva una faccia che non sembrava un bug. Ah, vabbè. Proviamo un'ultima volta. Dai. Manca così poco, è proprio vicino. E se io provo a curarmi giusto un pochettino, Monster Candy. Ok, i suoi attacchi dipendono normali. Vado a 3. Spare. Ah, cattiva lei. E fammi del male. Sono Sadomaso. Sono il tuo bambino Sadomaso. Fammi del male. Sì, è un momento proprio di distruzione completa di tutto. Forse se io scarto a sinistra e poi a destra, tipo così, roba del genere. Vai. No. Prova a stare qua giotto. No, quasi. Dai, su. Madonna. Devo prendere i Friendly Spellet.
Vabbè, non so neanche quanto sta durando. Controllo fra poco. Piuttosto lascio parlare. Vabbè, ci godiamo fra Wii, non sono capace di farmi prendere dai colpi di Toriel. Tanto finché continuo a fare sper. No, è proprio inutile. Se non erro la traccia di Asgore, che si chiama Asgore o Bergen Tracking, che è il re sotto la montagna. Ah, ok, so che tu vuoi andare a casa. Vabbè, siamo già arrivati a questo punto. Ok, ci rinuncio perché non ce la faccio più. Ci godiamo soltanto Flowey che ci dice che l'abbiamo in realtà uccisa e abbiamo ricaricato. Più o meno ci dice questo, se non erro. Comunque, Bergen Tracking contiene parte della canzone di Toriel che si chiama Heartbreak, tipo. Ok, dai, speriamola, concludiamo qui. Intanto dovremmo farcela ancora un'altra volta. No, posso tornare indietro, è vero, posso tornare indietro e salvare perché devo far vedere anche Sense, giusto, cosa succede quando torniamo indietro, cioè quando sappiamo già che lo incontriamo. Comunque sì, mi abbracci. Ti voglio estremamente bene, Toriel. Non sono riuscito a far vedere al mio pubblico, però la sua faccia preoccupata. Che cosa triste. Addio, mio fambino. No, ci rivedremo. Non ti preoccupare, Toriel. Ci vediamo verso la fine del tour Pacifist. A dopo. 26 minuti soltanto, madonna. Io mi sono proposto di fare video da circa 40-50 minuti, un'ora, tanto. Abbiamo già visto tutto, non necessito di bloccarmi a nulla, quindi torniamo indietro. Se voi provate, credo che triggeri anche adesso a stare qua e a dormire. Appare questo dialogo, vero? Leone, per favore, alzati. Tu sei il futuro di umani e mostri. Cioè, svegliati. Succede questo dialogo, ti cura? Sì, ti cura a dormire, va bene. Che è quello praticamente che ti dice Asgore. Se cercate la stanza non c'è più Toriel. Cioè, è andata all'inizio e vi ho fatto vedere che sta andando a prendere, che si sta prendendo cura dei fiori. Comunque, quella è Asgore. Bene, perfetto. Godiamoci il dialogo di Flowey. Incontriamo Sense. Poi torniamo indietro. Rincontriamola, vediamo la sua sorpresa nel rivederci, cioè perché nel vedere noi che ci giriamo prima, se non erro, dovrebbe essere così, non me lo ricordo bene. È da un po' di tempo che non lo faccio uscire di testa. Ok, ora dovremo incontrare comunque Flowey fra poco. Un po' lungo sto corridoio. Molto bellino, cioè mi piace tantissimo giocare a questo gioco. Intelligente, molto intelligente. Tu pensi che sei molto intelligente? No? In questo mondo è uccidere o essere uccisi. Quindi tu sei capace di giocare per le tue stesse regole? Tu hai salvato la vita di una singola persona. Ma non agire così, tipo Koki, non lo so. Io so cosa hai fatto. Tu l'hai uccisa. E sei tornato indietro perché non ti dispiaceva. Tu innocente idiota. Pensi che sei l'unico con quel potere? Il potere di cambiare tipo il mondo? Derivante puramente dalla tua determinazione, l'abilità di giocare a Dio, l'abilità di salvare. Io pensavo che ero l'unico con quel potere, ma non posso salvare ancora di più. Apparentemente il tuo desiderio per questo mondo supera il mio. Comunque, divertiti col potere che tu hai. Stavo guardando. Ciao Flowey. Comunque qua sì, c'era un dialogo. Questo sarebbe stato il dialogo perfetto a farvi vedere per spoilerare Flowey e il suo potere. Ma avevo preferito di no nella run iniziale. Perché lo conoscevo già io, me l'ero andato a guardare questo dialogo da Toby Fox. Grazie per questo gioco, Toby. È veramente molto bello. Sono felice che tu adesso apprezzi anche il data mining, quindi potrò portare le mie teorie anche per questo fatto. Qua c'è la telecamera di Alphys, giusto per dire. Andiamo qua a destra. L'ultima volta che l'abbiamo visto l'abbiamo ucciso. No, in realtà era la 2 Pacifist, però l'ultima volta che l'abbiamo visto in una run del let's play normale, c'è morto oppure non c'è morto. Non si sa ancora. Non si sa, cioè non si capisce bene. È morto o non è morto? È carne o è pesce? È Sense. Inimitabile. Ok, adesso si avvicina. Passo spaventoso.
ti adoriamo così, senza caro. 29 minuti, un'altra decina, poi chiudo visto che siamo già arrivati qua. Umano, non conosci come salutare un nuovo amico. Però prima aspettiamo che lui ce lo chieda. Quindi state attenti alle differenze che avremo fra poco. Ok, credo che concludo il dialogo, poi chiudo e ricontinuo. Sì, sono Sans, ti conosco tantissimo. Vabbè. Chiudiamo qua, credo che dovrebbe già essere triggerato, se non erro, il gioco dovrebbe essere molto corretto in ciò. Ok, no, non chiudiamo tutto, perfetto. Due razze, salviamo, adesso c'è Toriel perché l'abbiamo lasciata vivere nello schermo del menu e la musichetta è molto tranquillona. Continuiamo qua avanti. Vorrei farvi vedere una cosa particolare che si ottiene mantenendo la torta che ci dà Toriel fino ad Asgore. Quindi va bene, voglio proprio tenerla. Io parlo qua, questa è prima run. Lo dovrei mettere, non so se lo farò, però. Vabbè, credo che avrete nella descrizione, nella speranza che qualcuno la legga. Che è una run full spoiler. Cioè, io sto parlando già del boss finale della Neutral a inizio. Perché nasce da dopo, quindi sì, molto intelligente. Sì, penso di essere intelligente, più di te perché ripeti sempre i soliti dialoghi. Non ti sei accorto che l'ho già dato? Ucciderei per frustrazione o ti arrenderai interamente a questo mondo e mi lascerai prendere il controllo. Io sono il principe, non ti preoccupare, il mio piccolo monarca, non giocare a Recidia, questo è molto più interessante. Ok. Va bene, non me la ricordo cosa c'è. Boh, vabbè, è Flowey, è mezzo pazzo, non l'ho cagato il discorso. Credo che te ne sei accorto che ho semplicemente salvato e sono tornato indietro. Sì, Undertale, l'ho già visto, passate oltre. È molto sbrigativa questa run ancora. Voglio godermi le prese per il giro a Papyrus, che poi c'è la parte bella che risponderà in un modo che nessuno che non ha giocato il gioco lo sa. Perfetto, siamo di nuovo qui. Spero che abbiamo triggerato il dialogo adesso di Sans. Perché, beh, mi sono tornato indietro soltanto per questo. Volevo triggerare il dialogo particolare. Però abbiamo già sfanculato Floyd, quindi credo che tutto andrà bene. Sembra che Floyd comunque. Mi sa che quello era quello del True Pacifist, no? Cioè del Pacifist, senza aver ucciso mai Toriel. Non sono sicuro, adesso non me lo ricordo. Ok, dovrebbe però adesso entrare in gioco questo fattore, giusto? Umano, ad umano ci giriamo e gli offriamo la mano. Notate la differenza? Il vecchio trucco del cucino spernacchione in mano nella mano. Aspetta un secondo, l'hai sentito prima o qualcosa? Tu ti sei girato prima che io dicessi. Strano. Comunque, tu sei un umano, giusto? Sono senza scheletro, qua dovrebbe essere uguale. Sì, lo so chi è tuo fratello, è un preziosissimo essere vivente con una forza che è sconosciuta oggettivamente parlando, che tutti noi amiamo. Tutto il mondo ama. Dal prossimo punto salvataggio chiudo qui. Ah, le battute di Sensi, sì, questa parte l'abbiamo già vista, c'è il primo let's play, se per caso stai qui al secondo. E beh, niente di che. Io vado direttamente avanti. Io vado direttamente avanti. Ok, ora tu puoi uscire. Non c'è bisogno di parlarci con lui. Attualmente, sì, non ti preoccupare. E lui se ne va dall'altra parte e si trasporta avanti. Ok, salviamo qui. Qua c'è qualcosa di particolare? Cellulare, toglie il phone. Nessuno però prende. Va bene. Ok, io direi di mettere già a posto la roba che non mi interessa, quindi direi Butterscotch Pie, Spider Donut, i Monster Candy me le tengo. Allora, quindi, per questo episodio è tutto. Oh, beh, ho già incontrato un mostro, quindi c'ho. Ah, Snowdrake. Ciao Snowdrake. Check, questo commediante combatte con una cattiva udienza. Continua a combattere con una cattiva udienza. Nice to meet you. Questa era carina. Cioè, questa era carina. Infatti ho fatto una battuta comunque. Facciamo check. Fights you in combatterò te con sangue freddo.
Sono belline. Io certo che ci rido. A me piacciono questo tipo di battute. Alla gente di solito no, ma a me sì. Ok, spero. Perfetto, quindi per questo video è tutto. Spero che vi piacerà questa serie. Come vedete è molto veloce. Cioè, siamo già a 30 minuti qua dove ci abbiamo messo tipo 3 episodi, uno da 40 per arrivare qui. Quindi ce ne vuole probabilmente poco tempo perché salto la maggior parte dei dialoghi, tranne quelli che cambieranno. Quindi il fatto sta lì. Per il resto, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, condividetelo. Iscrivetevi o fate quello che volete. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Ciao!